una quinta tappa che partiva, come vediamo nella grafica, dal territorio belga, da Ypres, Ieper in fiammingo, Fiandre occidentali, poi si attraversa il confine per arrivare ad Arenberg. Quando mancheranno 70 km circa inizierà il primo settore in pavé, tutti concentrati nel finale di tappa, una tappa che proprio in virtù delle condizioni meteo molto difficili ha già fatto vivere dei momenti importanti. Allora, con Daniele Gessaga e la regia di Arnalda Canali andiamo a vedere. Questa è l'immagine della partenza, la cittadina di Ypres, tristemente famosa per i fatti della Prima Guerra Mondiale. Il gas Iprite prende il nome da questa cittadina perché fu la località dove le trincee tedesche spararono verso le trincee alleate per la prima volta il gas contro gli avversari. Si forma una fuga nei primi chilometri di 9 corridori, fuga alla quale il gruppo non ha mai concesso tanto spazio, massimo un minuto e mezzo. Intanto abbiamo visto alla partenza la tensione dipinta sul volto dei corridori, il timore per il pavé, e a questo si è aggiunto il timore per il pavé. E poi la notizia, ancora una volta è caduto a terra Christopher Froome. Stefano, dopo la caduta di ieri, Questa non ci voleva, purtroppo si è dovuto già recuperare dalle botte della caduta di ieri, cadere anche oggi in una tappa come quella di quest'oggi così complicata, bagnata, sono grosse difficoltà per Christopher Froome, ha dovuto fare tanta fatica per recuperare il tempo perso perché comunque il gruppo stava andando. Attenzione, altra scivolata, altra caduta nelle prime posizioni del gruppo, Kirienka. Anche Kirienka del Team Sky, lo avete visto con il numero 3, anche un uomo della Astana. Le prime posizioni, attenzione, è caduto Kirienka per primo, ne ha trascinato con sé. Siamo là in quinta, sesta posizione, sì. Anche un'altra caduta dall'altra da quest'altra parte della rotonda. Sì. Questa è anche... Attenzione. È anche una questione di nervosismo, Silvio, qui è anche una questione di nervosismo, di tensione, di pressione, appunto, arrivando nei tratti di pavé. Anche Danny Van Poppel era terminato a terra il trek. Da quest'altra parte è stato proprio Van Poppel, sì, il primo a scivolare. Qua bisogna avere appunto una doppia lente di ingrandimento per andare a ricostruire la dinamica dei vari incidenti. Per la Movistar è caduto anche Rojas. Adesso lo aspettano gli altri uomini della Movistar, la formazione di Alejandro Valverde, anche perché Rojas... Attenzione a TJ Van Garderen, anche lui è rimasto attardato. Non mi sembra sia scivolato l'americano della BMC, però sicuramente è stato costretto a rallentare la propria azione. Stavo dicendo che i Movistar stanno aspettando Rojas perché è uno dei più esperti sul pavé, avendola fatta per 7 volte la Parigi-Roubaix. Vediamo se nella gruppetta c'è anche Valverde. Vediamo se stanno aspettando anche oltre a Rojas anche Valverde, perché mi sembrava strano. È vero che bisogna tenerselo stretto uno come Rojas, però fermare tutta la squadra per lui mi sembrava un po' strano. Continua a fare l'andatura e guardate, si è spezzato il gruppo. Si è spezzato in modo importante nel secondo frangente anche Alberto Contador con i suoi compagni di squadra. Cancellare lì, Rui Costa, e c'è anche Frank Schleck. Bruttissimi ricordi per Frank Schleck l'ultima volta che il Tour de France è approdato sulle pietre della Parigi-Roubaix, era il 2010, arrivo identico a quello di oggi. Proprio. Attenzione, altra caduta, ancora Chris Froome che è scivolato ed è la seconda caduta per Froome. Scivolato sullo stesso fianco in cui era scivolato questa volta sembra una caduta con conseguenze decisamente più pesanti. Le conseguenze questa volta sembra per Chris Froome, fatica anche a rimontare in bici, e poi Silvio, questo braccio destro. Attenzione. Con molta più rapidità era salito in sella sia ieri che stamani, ma arriva anche Dario Davide Cioni, che è uno dei tecnici del Team Sky, scuote la testa Chris Froome.
ce la fa. Non ce la fa. Ma poi hai visto anche con il polso, con la mano sinistra, come tiene il polso? Questa era della caduta di ieri, eh. Era già malconcio Chris Froome. Attenzione, perché questo può essere il colpo di scena più clamoroso alla Tour de France. Vediamo Chris Froome, hanno tirato giù un'altra bicicletta, ma non mi sembra che si tratti assolutamente di una questione tecnica, di una questione meccanica, di una questione di bici, perché Chris Froome lo vediamo anche zoppicare, ma poi soprattutto come tiene quell'abbraccio destro. No, niente da fare, niente da fare, niente da fare. Il colpo di scena più clamoroso, prima ancora di arrivare sui segmenti in pavé, c'è l'applauso adesso anche dei tifosi. Sepp Van Mark, il primo a prendere il settore di Grusone, il primo tratto di pavé in programma, il primo in testa al gruppo. Sulla sinistra, subito dopo essere usciti da questo tratto di Grusone che termina appunto alla Carrefour de l'Arbre, sulla sinistra c'è l'uscita del tratto della Carrefour, quello che incontriamo di solito alla Parigi-Roubaix, uno dei tratti contraddistinto da 5 stellette nel coefficiente di difficoltà, dunque il massimo. Teniamo d'occhio ovviamente anche la maglia gialla di Vincenzo Nibali, che davanti ha un corridore che potrebbe essere un punto di riferimento importante, vale a dire Liuve Vestra. Per colpa di una caduta quest'anno è stato costretto a saltare la Parigi-Roubaix Daniele Bennati, che adesso invece troviamo in testa nel gruppo con tutti i migliori alla sua ruota, Sepp Van Marke. In terza posizione Alberto Contador, in sesta la maglia gialla di Vincenzo Nibali, due corridori che sulle pietre ci sanno andare, ci sanno pedalare. Bennati e Sepp Van Mark, con Johan Van Sumeren alla ruota di Alberto Contador, che lascia per prudenza qualche metro tra sé e Sepp Van Mark per essere più pronto in caso di scivolata e di incidente. Sarebbe interessante anche capire cosa sta accadendo dietro, perché tanti corridori sono stati costretti a mettere il piede a terra ancora prima di entrare in questo primo tratto di pavé, primo tratto di pavé terminato per la prima parte del gruppo. Tra poco terminerà con Daniele Bennati in prima posizione. L'anno scorso Sepp Van Mark lo sfiorò il sogno di conquistare la Roubaix, battuto soltanto nella volata sul velodromo di Roubaix da Fabian Cancellara. Quest'anno invece in questo momento per Nibali e Contador la situazione sì, è splendida adesso, e secondo me una cosa che potrebbe anche avvenire in questo momento, non è detto però, che ci sia un accordo di non farsi tra virgolette troppo male, cercare di uscire ad arrivare all'arrivo questi corridori, perché hanno visto che la situazione è molto complicata. Allora, questa immagine è stata molto esplicativa di quello che sta succedendo in corsa. Gruppo sparpagliato, c'era davanti al gruppo della Movistar un gruppo trainato dalle maglie rosse, il gruppo di TJ Van Garderen. Questo invece è 30 metri più indietro, il gruppo della Movistar con Alejandro Valverde. Questo è Sebastian Langeveld in prima posizione, ma adesso viene subito rilevato da Sepp Van Mark. Attenzione, perché se Sepp Van Mark, che è un grande specialista, e peraltro era uno di quelli che si è lamentato stamani perché erano stati tolti i due settori, il numero 7 e il numero 5, se lui dà un'accelerazione il gruppo si potrebbe anche spezzare, anzi sicuramente si spezzerebbe. Interessante l'attenzione con cui sta correndo Vincenzo Nibali, veramente molto bravo e attento il campione siciliano in maglia gialla. Defilato invece il campione del mondo Rui Costa. Contador, eccolo, è qua Contador, eh? Mi sembra questo proprio Alberto Contador. Non è riuscito a prendere questo settore nelle prime posizioni, eccolo, cosa che Alberto invece Contador è riuscito a fare Vincenzo Nibali. Eccolo Alberto Contador, attenzione, perché adesso è rimasto attardato rispetto a Nibali. È molto attardato Contador, eh? Decisamente indietro Alberto Contador, mentre sono già usciti i primi sei, perché nel frattempo si è staccato Tarramae. Sono usciti dal settore di pavé contrassegnato dal numero 8, in realtà è il numero 6. Attenzione qui, un replay, guarda Sepp Van Marke, che lui delle pietre
anche Vincenzo Nibali. Nibali è terminato nella buca. Anche Nibali è terminato nella buca. È quando si risale buca che poi diventa pericoloso. Sì. È quando si risale che diventa pericoloso. Lì si è preso un rischio enorme Vincenzo Nibali. E qua guardate Contador, in pratica senza pedalare Alberto Contador, altro uomo della Belkin che si è, guardate qua, ha perso completamente la traiettoria e accorgendosi che stava finendo anche lui nella pozzanghera laterale ha preferito smettere di pedalare e per precauzione subito sganciare il piede dal pedale. Mentre continua il suo forcing Sepp van Mark con Kwiatkowski alla sua ruota. Nibali è lì, ragazzi, Nibali sta correndo alla grande, Vincenzo Nibali, usciti dal settore di Pavé. Ora sarebbe interessante, ha un compagno di squadra, anzi ne ha due Vincenzo Nibali vicino a sé. Potrebbe essere l'occasione per creare delle serie difficoltà ad Alberto Contador che invece è più indietro. Vediamolo Contador, ancora non compare il campionissimo spagnolo. È indietro, qua Contador sta perdendo tantissimo, sta perdendo rispetto terreno a Vincenzo Nibali che già da diversi secondi è uscito dalla tratta. E lo ha già capito, e lo ha già capito. È Iglinski l'uomo che è insieme a Vincenzo Nibali che adesso devono sfruttare questo tratto in asfalto per cercare ecco di Contador organizzarsi e di guadagnare ora ancora su Contador che esce ora dal settore numero 8. Una quarantina di secondi il vantaggio che Vincenzo Nibali ha accumulato e ha due compagni di squadra con sé Vincenzo Nibali. Uno è Maxim Iglinski, Fulsang, l'altro mi sembra. Attenzione, no? Ora sarebbe anche il caso di far fermare Lieve Venstra. È questo il momento in cui Vincenzo Nibali, e lo ha capito Vincenzo Nibali, e sta cercando di rendere la vita dura ad Alberto Contador. Allora, il ritardo di questo gruppo con Vincenzo Nibali è di 1 minuto e 6 secondi rispetto ai 6 uomini che sono davanti. Ricordiamo che del gruppetto di testa fa parte anche Lieve Venstra. Ecco Silvio, a tuo avviso questo sarebbe il momento di fermare Venstra per riportarlo dietro a dare una mano? Oppure direi di sì. Si può ancora aspettare? Direi di sì, assolutamente. Questo è il momento in cui devono cercare di darci dentro. Vedi che i compagni di squadra di Alberto Contador si rialzano per aspettare il capitano e in questo gruppetto, non in questo, ancora più avanti c'è Vincenzo Nibali. C'è un gap tra i due gruppettini dai 40 ai 50 secondi. C'è anche Van den Broek, ecco perché sta tirando con determinazione anche la Lotto Bellisol. Quindi Van den Broek, Nibali con Talansky sono i 3 uomini di classifica che sono riusciti a rimanere su questo gruppo e i loro compagni di squadra ci stanno dando dentro per impedire il rientro soprattutto di Alberto Contador. Lars Bak, che adesso stava parlando con Maxim Iglinski, come a volergli dire ok, noi vi diamo una mano, ci mettiamo qua davanti per cercare di favorire Jürgen Van den Broek, però anche voi dovete collaborare, anche voi dovete dare una mano in questa azione. Dunque vediamo se adesso anche gli Astana daranno qualche cambio, che prevede questo tratto di 1400 metri che è il terzo che i corridori stanno affrontando. Tra poco ci entrerà anche il gruppo e capiremo se accadrà qualcosa. Garmin Sharp, Lotto Bellisol e Astana particolarmente attivi per creare difficoltà ad Alberto Contador che ha un ritardo di circa 1 minuto nei confronti della maglia gialla Vincenzo Nibali. Questo è il gruppo di Vincenzo Nibali, dunque quello che ha un ritardo di 40 secondi dai 6 uomini che sono al comando. Attenzione, che è caduta proprio nel gruppo di Vincenzo Nibali affrontando questa curva a sinistra, si è letteralmente piantato con la ruota anteriore il corridore della Lotto Bellisol che è Lars Bak. Avete visto che volo, che capriola che ha fatto Lars Bak, mentre adesso c'è l'affondo da parte dei due della Belkin, vale a dire Lars Bohm che ora è in prima posizione e Sepp van Mark. Dietro se ne è immediatamente accorto Peter Sagan, perché adesso, come avevamo anticipato, bisogna anche pensare alla lotta per la vittoria di tappa oltre che a quella per la classifica generale. Eccolo il gruppo con Contador, c'è anche Valverde qua. Contador, anche il gruppo Contador è entrato in questo terzo settore di pavé in programma. Bravissimo Vincenzo Nibali a non distrarsi, poteva essere fatale anche per lui quella caduta di Lars Bak perché era proprio nelle vicinanze, mentre davanti c'è l'attacco di Lars Bohm, di Sepp van Mark. Anche Van den Broek, eh? Anche sì. Van den Broek è caduto.
E siamo ritornati nel gruppo di testa, i sei che stanno guidando la corsa con Tony Galopin che si sta impegnando a fare il ritmo in questo tratto di pavé, con Simon Clark in seconda posizione e Tony Martin alla sua ruota. Viene segnalata anche la caduta sempre in quella curva a sinistra nel primo tratto di questo settore di pavé, la caduta anche di Andrew Talansky. E attenzione, Vincenzo, perché insomma Nibali, i colpi di scena si susseguono uno dietro l'altro, dal ritiro di Chris Froome alla difficoltà a pedalare sul pavé di Alberto Contador, alle cadute adesso di Andrew Talansky e Jürgen van den Broek. Bella l'azione di Vincenzo Nibali, avete visto come abbia saltato questo gruppettino dove ci sono due suoi compagni di squadra per riportarsi davanti. Qua è bello il pavé perché indubbiamente è in ottime condizioni, però fa benissimo a non correre troppi rischi Vincenzo, e ora può dare tutto perché qua è un tratto in rettilineo con un bel pavé, ma fa benissimo a non correre i rischi dove ci sono le curve. Assolutamente, per esempio deve tenersi vicino i suoi compagni di squadra, è un momento in cui si deve disinteressare della lotta per la vittoria di tappa. Non è quello l'importante, ma deve sfruttare questo momento in cui è riuscito a lasciare dietro Alberto Contador, compagni di squadra vicino, per affrontare in sufficiente sicurezza questi ultimi 35 chilometri della tappa. Oggi questo tratto di Bercé è lungo 1 km e 400 metri. Attenzione! La Vincenzo mia. Cosa non ha evitato Vincenzo Nibali? Non è caduto. Cosa non ha evitato dopo la scivolata del suo compagno di squadra? Mi sembrava Gruzlev, sì. Tra l'altro una scivolata frenata così. Attenzione, in curva. Nella stessa curva ne sono caduti anche altri, un altro Astana, purtroppo Iglinski, Maxim Iglinski, che va a tamponare Hausler, Henrik Hausler della IM. Attenzione perché tra poco ci arriva il gruppo. Contador a questa curva a sinistra. Tra l'altro, attenzione. A parte quella di Lars Bak, quasi tutte le cadute sono state sull'asfalto. Con le immagini, quart'ultimo settore di pavé, Francesco, sei concentratissimo, Francesco Moser. Ma questo è bello, pavé, perché non ha pozzanghere, non ha buche dalle parti e con un po' d'attenzione insomma si può fare. Poi sono pericolose quando ci sono quelle curve perché non sanno come prenderle, perché se stai giù nel fango non sai cosa hai sotto, star su può darsi che scivoli, l'abbiamo visto dove c'erano le curve ci sono state cadute. E questa immagine era bellissima, la differenza fra chi sa andare sul pavé e chi no. Abbiamo visto superare Bohm a velocità doppia, quel corridore che era sulla destra, alla ruota Vincenzo Nibali. Un Vincenzo Nibali come lo vedi, Stefano Garzelli? Benissimo, meglio di così era difficile vederlo. Vediamo, perché è lì con tutti i corridori delle grandi classiche, da Trentin a Sagan, Cancellara, Van Marke. È incredibile quello che sta facendo Vincenzo, ha un modo di pedalare che si adatta tantissimo al pavé bagnato, perché è anche una posizione abbastanza arretrata e gli permette di avere una pedalata rotonda, che è la pedalata che ti permette di sempre di andare il meglio sul pavé e poter correggere delle sbandate. È stato anche fortunato, Francesco, nella caduta. Vedendo Trentin davanti viene da domandarsi che voi in Trentino amate il pavé, no? Matteo Trentin di Borgo Valsugana. È sempre andato bene nelle classiche, ma come ho detto non credo che sia una questione di allenamento, perché anche lui non è che si allena sul pavé, è una questione di pelle, insomma. Uno o c'è dentro, o non c'è. O ce l'hai o non ce l'hai. È così, perché tanto non bisogna aver paura. E poi quando arrivi lì, se dici ma forse cado, forse scivolo, forse sai... bisogna andare dentro decisi, ecco, e anche saper spingere il rapporto sul pavé per far velocità. Questa è la situazione in grafica, 56 secondi il gruppo di Talansky della Garmin e Contador ancora più indietro. Vincenzo Nibali inquadrato all'elicottero, linea Francesco Pancani e Silvio Martinello.
È un grande spettacolo quello che ci sta regalando quest'oggi Vincenzo Nibali. Guardate con che grinta sta affrontando questo tratto in pavé, che è il quart'ultimo da Sars-Rosières fino a Tilloy-les-Marchiennes, un tratto anche molto lungo perché è di 2400 metri. La grinta, la decisione, il carattere, dobbiamo dire, Silvio, anche il grande talento di Vincenzo Nibali. Grande talento che sta mettendo quest'oggi sulla strada. Mentre c'è stata la foratura di Sepp Van Mark, si porta in prima posizione nel gruppetto di Vincenzo Nibali Lars Bohm e Peter Sagan, pronto, attento anche lui. Ma Vincenzo Nibali, avete visto dall'immagine precedente, stava cercando di affiancare Matteo Trentin per andare a sollecitare l'andatura. A quel punto Matteo Trentin ha accelerato ancora, lui è stato pronto a mettersi a ruota. Guardate in questo momento che supera Matteo Trentin, che è notoriamente un corridore più abile di Vincenzo Nibali su questo terreno. Un corridore per terreni, esatto, come questo. Invece ricordiamo invece che Nibali è al debutto assoluto sulle pietre, è vero? Conosciamo da tempo le sue capacità di guida, però insomma, cioè uno che la sa portare e bene la bicicletta, però sulle pietre non aveva mai corso prima Vincenzo. E sta dimostrando un adattamento straordinario, perché il pavé non bisogna cercare di domarlo, è impossibile domare il pavé, devi assecondarlo, devi avere una certa, diciamo così, un feeling, trovare subito il feeling con la tua bicicletta, con il manubrio, che non devi stringere fortissimo, ma devi anche lì accompagnare. Vincenzo Nibali sta dimostrando al contrario dei suoi diretti avversari per la vittoria finale di aver capito meglio come affrontare questa giornata, e non a caso sta per sfruttare un'opportunità veramente molto importante. Fuori dal settore numero 4 con la testa della corsa, adesso alla comando c'è Lars Bohm, è rimasto da solo il Belkin perché ha forato appunto il suo compagno di squadra Sepp Van Mark, e attenzione perché sotto l'accelerazione di Lars Bohm c'è stata una spaccatura, si è creata una frattura nel gruppo di testa con Vincenzo Nibali, che adesso sta cercando di rientrare sulla testa, curva lunga, è uscito un po' lungo da questa curva Fabian Cancellara, che lo vedete là con la maglia nera, è il secondo uomo dopo Nibali, che è facilmente riconoscibile ovviamente perché ha la maglia gialla. Vincenzo Nibali che non si accontenta quest'oggi di porre più margine possibile tra sé e i suoi avversari, ma vuole anche mantenere la maglia gialla, sta rincorrendo perché davanti c'è Peter Sagan, il secondo della classifica generale, lo vedete lì, Lars Bohm, Michał Kwiatkowski, Peter Sagan e Luwe Venstra. È da ieri pomeriggio che sta piovendo nella zona di Wallers-Arenberg, continua a cadere la pioggia nella zona del traguardo, e avete visto Vincenzo Nibali, uno dei pochi, forse l'unico mi sembra di poter dire, insieme a Peter Sagan, che si è tolto anche i manicotti, si sta spogliando Vincenzo Nibali per viverlo con la massima praticità possibile questo finale della tappa numero 5 della Tour de France. Nibali che adesso è al comando di questo gruppetto, ma subito viene rimandato in testa Luwe Venstra. Che brava anche la formazione di Nibali, l'Astana sta facendo un grandissimo lavoro, la squadra diretta da Giuseppe Martinelli, con Luwe Venstra che è di nuovo davanti, e stanno entrando adesso nel settore numero 3, è il terz'ultimo, quello che da Brion va a Varlang, 1400 metri per questo terzo settore, anche questo affrontato nel senso di marcia inverso rispetto a quello che succede di solito alla Parigi-Roubaix. E Peter Sagan, quando mancano 20 chilometri all'arrivo, transitati proprio qualche centinaio di metri fa sotto l'arco che segnava i 20 chilometri all'arrivo, prende in mano l'iniziativa. Per Peter Sagan l'obiettivo della vittoria di tappa, ma anche la possibilità di indossare la maglia gialla, il vantaggio nei confronti di Vincenzo Nibali in questo momento 7-8 secondi, e lo vediamo inquadrato in questo momento, la maglia gialla di Vincenzo Nibali alla ruota di Luwe Venstra. Mentre in classifica generale Sagan ha soltanto 2 secondi di ritardo da Nibali. Questa è un'azione molto interessante, ma Venstra eccezionale, lo sta riportando dentro Vincenzo, lo sta riportando dentro sul quartetto dove c'era anche Fulsan fra l'altro, e quindi un altro uomo di Nibali, quartetto con Sagan, Kwiatkowski, Bohm. Fulsang che si è accorto che Vincenzo Nibali era attardato, si è girato, ma ha scelto di rimanere con Sagan, con Bohm e con Kwiatkowski. Vincenzo Nibali ha potuto sfruttare il lavoro di Luwe Venstra per rientrare comunque su Peter Sagan. Questo invece è il gruppetto, in ultima posizione c'è Jack Bauer che è il neozelandese della Garmin, è il gruppetto con Talansky, con Andrew Talansky.
che ha circa una quarantina di secondi di ritardo dal gruppetto Vincenzo Nibali. All'ultimo rilevamento cronometrico il gruppo di Alberto Contador, questo, aveva un ritardo di 1 minuto e 16 e hanno perso ancora. 1 minuto e 40 adesso il ritardo del gruppo con Alberto Contador, che sta confermando tutte le grandissime davvero difficoltà nell'affrontare, nel gestire, nell'interpretare soprattutto questa tappa. L'abbiamo visto un attimo fa dall'immagine dall'elicottero, la differenza di impostazione, di approccio alle pietre tra Alberto Contador e Vincenzo Nibali. Molto più a suo agio Vincenzo Nibali, che ora non riesce a prendere la borraccia al termine di questo settore di pavé. Si riporta davanti Luve Venstra. A fare l'andatura bisogna sfruttare al massimo questa opportunità che Vincenzo Nibali è andato a cercarsi, che Vincenzo Nibali si è creato, mettere più terreno, più margine possibile tra sé e Alberto Contador. Vincenzo Nibali è riuscito ad evitare quest'oggi, attenzione, qui una foratura. Però, si tratta di Perot, il capitano della Jeux des Arts Mondiale. Vediamo che riparte adesso Perot nel gruppetto di Contador Belkin, di Valverde. La Belkin che in questo tratto, prima mi chiedevi se si fossero limitati a rimanere a ruota per il fatto che davanti c'è Lars Boom, ricordiamo che invece Sepp van Marke ha forato ed è stato costretto a lasciare il gruppettino di Nibali. Si sta impegnando anche la Belkin per cercare di far limitare i danni a Bauke Mollema. Qui inizia qui il tratto di 3 km a 700 metri che potrebbe essere un tratto determinante anche per la vittoria di tappa. Io qui mi aspetto, cosa che finora non ha fatto, anche un'accelerazione di Fabian Cancellara. E stiamo chiaramente pensando per la vittoria di tappa, esatto, con Fabian, esatto, Cancellara. Senza dimenticare che Cancellara c'ha poco più di 30 secondi in classifica generale, quindi anche l'obiettivo maglia gialla potrebbe essere un po' più distante rispetto a quello di Sagan, però insomma 30 secondi in un terreno del genere li può guadagnare assolutamente Fabian Cancellara. Anche nel percorso della Roubaix, questo è il tratto più lungo, lo è stato almeno quest'anno, insieme a quello che da Chievi porta a Saint-Piton nella prima parte sulle pietre della Roubaix. Scusate, 35 secondi di ritardo di Fabian Cancellara in classifica generale nei confronti di Vincenzo Nibali. Fabian Cancellara che occupa la 32esima posizione. Sono in 16 in questo gruppo alla comando, più o meno li abbiamo ricordati tutti i corridori, ma adesso ricordiamo la composizione esatta con Nibali, Fuglsang e Vestra dell'Astana, poi Sagan della Cannondale, Boom della Belkin, Kwiatkowski, Renshaw, Trentin sono della Omega Pharma Quick Step, c'è cioè Cancellara della Trek, c'è Lemoine, bravo anche Cyril Lemoine della Cofidis, la maglia Pua, e poi i due della Orica Green Edge che sono Hyman e Keukelere. Non c'è più Simon Clark, ma c'è Jens Keukelere. Sempre Orica Green Edge, particolarmente a proprio agio quando si tratta di correre all'inferno del nord, perché quest'oggi è veramente una giornata infernale per i corridori. Anche Richie Porte ha messo i suoi compagni di squadra davanti a cercare di limitare i danni in questa giornata difficile per il Team Sky, dove ha perso definitivamente il capitano Chris Froome. Entrano anche gli uomini del gruppo con Alberto Contador dentro il settore numero 2, il penultimo di questa tappa numero 5 del Tour de France. Continua a piovere intanto sul traguardo, mi sembra che il vento, Silvio, si sia abbastanza calmato, però continua a piovere. Eccola qua la nuova situazione, 2 minuti e 01. Alberto Contador che quest'oggi serie difficoltà per lui a superare questi 13 chilometri di pavé. Sta facendo una cosa straordinaria Vincenzo Nibali insieme alla sua squadra, insieme alla Astana, sempre con Luve Venstra che è in prima posizione, ma è là attentissimo il siciliano. Certo che sorprende anche Silvio vedere uno squalo che si trova così a proprio agio sulle pietre. Le sta aggredendo con la determinazione del veterano, lui che come abbiamo detto più volte non ha nessuna esperienza, è venuto come tutti i grandi favoriti naturalmente a provarle queste pietre, queste strade in primavera. Il suo mentore, la sua guida, il suo cicerone in queste pietre è stato Peter Van Petegem, il belga che la Roubaix l'ha vinta, oltre ad aver vinto anche il Giro delle Fiandre, che ha insegnato a Vincenzo Nibali qualche segreto. Da quello che vediamo oggi Vincenzo Nibali ha imparato abbastanza in fretta. Stai a vedere che l'anno prossimo Nibali salta le Ardenne,
Guardate la moto intanto dell'assistenza tecnica, per poco finiva fuori strada anche la moto. Salta le Ardenne e viene a fare le classiche delle pietre. Ricci Porta allungato insieme a Geraint Thomas. Era difficile pensare che dietro il gruppo di Contador rimanesse compatto, perché chiaramente chi ha maggiore dimestichezza adesso ne deve approfittare, e Ricci Porta si sta facendo pilotare fuori da Geraint Thomas, che è uno dei corridori in assoluto più esperti, lui che quest'anno ha chiuso la Parigi-Roubaix in settima posizione. Mentre uno straordinario Daniele Bennati si dimostra il compagno di squadra più utile in questo difficile finale per Alberto Contador, mentre un altro compagno di squadra straordinario quest'oggi, Juve Vestra, che sta facendo un lavoro encomiabile. Anche Vestra è sempre impegnato nelle classiche delle Ardenne, lui che è olandese, dunque la capacità di correre, di interpretare le classiche ce l'ha nel sangue praticamente, però non è che abbia mai fatto grandi cose alla Roubaix, l'ha fatto una volta sola. Quest'oggi sta dimostrando veramente di potersi comunque difendere alla grande. Non è terminato il settore di Pavera, solo un piccolo tratto d'asfalto, e ora Vestra, Fuglsang e Vincenzo Nibali hanno preso in mano decisamente la situazione. Per ora non si vede invece Fabian Cancellara. 12 km alla conclusione, ricordiamo che ne mancherà ancora uno di tratto in Pavia una volta usciti da questo, e che dalla fine delle pietre al traguardo ci saranno 6 km. Si è creato addirittura una frattura adesso nella testa del gruppo alla comando, con Vestra, Fulsan e Nibali che è subito incollato alla ruota dei suoi compagni di squadra. Non si fanno mancare niente in termini di difficoltà in questi tratti, perché si passa su delle chiuse, ne hanno appena passata una anche sulla scarpa, poi devono attraversare dei passaggi a livelli. Mentre Geraint Thomas, portandosi a ruota Ricci Porta, è riuscito a distanziare di un 150 metri il gruppettino dove è inserito Alberto Contador. Terminato. Fuori anche dal settore di Pavel, numero 2. Ne rifanno i corridori. Lì c'è stata una caduta, sì. Però l'abbiamo intuita giusto dalla sventagliata della telecamera. Questo è Leandro Valverde. Che vediamo ha un po'. È andato addosso uno spettatore. Tra Nibali e Lars Boom. Rimane là fermo, eccolo Lars Boom che adesso passa davanti, appena entrati sul pavé, perché aspettava presumibilmente le pietre per sferrare l'attacco. Aspettava solo questo, e staremo a vedere se Vincenzo Nibali si limiterà a controllare o se proverà a seguire l'olandese, ex campione del mondo di ciclocross e naturalmente uno dei corridori più abili quando si tratta di pedalare sulle pietre, ma abilità che ha dimostrato ed efficienza ed efficacia che ha dimostrato anche l'uomo in giallo quest'oggi, cerca di seguire Lars Boom. Gli ultimi 1600 metri di paura, gli ultimi 1600 metri sulle pietre della pavé della Parigi-Roubaix. Siamo infatti entrati nel tratto numero 1, quello che da Elam ci porta a Wallers, dove c'è il traguardo all'imbocco di uno dei tratti simbolo del ciclismo mondiale, la foresta di Arenberg, all'imbocco della foresta di Arenberg, proprio di fronte alla famosissima miniera di Wallers, c'è il traguardo di questa quinta tappa. Non rischiare, Vincenzo, non rischiare, lascialo andare Lars Boom. Si deve limitare a controllare e a gestire in questo momento. L'importante è uscire indenni da questi ultimi 1600 metri di pietra. Lars Boom ormai è lanciato verso la vittoria. L'obiettivo di Vincenzo Nibali deve essere quello assolutamente di non andare incontro ad imprevisti e ad incidenti. Sta comunque pedalando molto forte Vincenzo Nibali, che ha atteso il compagno di squadra Jakob Fuglsang, che sembrava attraversare un momento di difficoltà, mentre, attenzione, Alberto Contador ha perso terreno dal gruppetto di cui faceva parte. Si sono staccati questi corridori. C'è anche Rui Costa, vediamo un po' più indietro, c'è sicuramente Alejandro Valverde. Questa è la seconda parte del gruppo di cui faceva parte Alberto Contador, vediamo un po' davanti. Hanno nel mirino il gruppo di Talansky, di Andrew Talansky, dove invece è già rientrato Ricci Port grazie allo straordinario lavoro di Geraint Thomas. Eccolo là, Port.
anzi la prima della Sky è Geraint Thomas, che si stava voltando proprio per cercare quello che è diventato adesso il suo capitano, cioè Richie Porte, con Langeveld, con Taranski. È rientrato Vincenzo Nibali insieme a Jakob Fuglsang. Qualcosa ha guadagnato, sì, ma non ha guadagnato tantissimo Lars Boom. E adesso sono in due gli uomini della Astana, se la vuol giocare fino all'ultimo metro Vincenzo Nibali, che è stato intelligentissimo a rimanere insieme a Fuglsang, perché ora negli ultimi 6 chilometri di asfalto essere in due può essere decisivo per andare a riprendere Lars Boom. Fondamentale, sono finite le pietre in questa tappa, in questa giornata infernale. Lars Boom con circa 150 metri di vantaggio nei confronti di Fuglsang e Vincenzo Nibali. Ora bisogna andare a tutta, ora è il momento in cui bisogna finalizzare questa giornata straordinaria che Vincenzo Nibali si è costruito, questo capolavoro. Un vero capolavoro dopo quello che già aveva confezionato nella seconda giornata del Tour de France, con l'arrivo di Sheffield, con un'azione che mai gli avevamo visto a Vincenzo Nibali, un'azione da finisseur negli ultimi 1900 metri, ed oggi protagonista, possiamo dire padrone, sembra strano ma pure è stato proprio così, padrone delle pietre Vincenzo Nibali, con Lars Boom che ha al comando. Lo possiamo dire, Silvio, può anche andare a vincere questa tappa. Assolutamente. Che andare a vincere questa tappa Lars Boom, ma l'importante ma è che vicini, Vincenzo . Possa mantenere quanto di buono è riuscito a costruirsi in questa giornata tremenda, con pioggia battente dal primo all'ultimo metro di gara. Sono vicini, mentre hanno allontanato il pericolo Cancellara e Sagan. Guardate la grafica, saranno 25 secondi circa il vantaggio che Vincenzo Nibali ha nei confronti di Fabio Cancellara e soprattutto di Peter Sagan, che per quanto riguarda la maglia gialla era l'avversario stamani più pericoloso. Vincenzo Nibali non solo è riuscito a limitare i danni, è riuscito ad accumulare vantaggio e a difendere, se le cose rimarranno così come sono, la sua maglia gialla, che probabilmente aveva messo in preventivo quest'oggi anche di perdere. Non solo la difende, se così va a finire la situazione, ma addirittura guadagna, guardate, 2 minuti su Taranski, quasi 2 minuti e mezzo su Contador, con il povero davvero Chris Froome, che invece è fuori dai giochi, ritiratosi il britannico della Team Sky. La grinta, Lars Boom, che come una belva inferocita sente l'odore del sangue, sente la possibilità di conquistare questa tappa fantastica. Lui è esperto delle pietre, ma sono solo 5 secondi di vantaggio che ha su uno scatenato Vincenzo Nibali, mentre Richie Porte dietro continua a sfruttare un Geraint Thomas stratosferico per cercare di limitare i danni, lui che ora è diventato il capitano del Team Sky. Quest'anno ha terminato la Roubaix in 37esima posizione Lars Boom, che ha come miglior risultato all'Inferno del Nord un 6° posto nel 2012. Nel 2011 ebbe anche un onore particolare, vale a dire il primo corridore ad entrare nella foresta di Arenberg. Che non è poco. Per gli specialisti delle pietre è un traguardo importante di cui fregiarsi, mentre Vincenzo Nibali con Jakob Fuglsang continuano a darci dentro, 3 chilometri all'arrivo, ma questi sono per il gruppetto Cancellara. Vincenzo Nibali è avanti circa una 30ina di secondi il loro vantaggio, e dietro mi sembra di poter dire che assolutamente non c'è l'accordo tra questi quattro, perché chiaramente Vestra sta lì fermo, contento, pronto a festeggiare per il risultato di Vincenzo, essendo il suo compagno di squadra. Poi Keukelere, Sagan e Cancellara non hanno trovato il minimo accordo, dunque può volare verso la vittoria Lars Boom, può volare verso il quarto giorno in maglia gialla invece Vincenzo Nibali insieme a Jakob Fuglsang. E dobbiamo dire che oggi è stata una vittoria di Nibali, è stata una vittoria, per come sono andate le cose, Silvio, di tutta l'Astana. Fortissima formazione, dietro non si è trovato l'accordo, non hanno trovato l'accordo Fabio Cancellara e Peter Sagan, d'altronde non potrebbe essere diversamente, conoscendo la rivalità che divide i due, mentre qui Andrew Taranski è uscito dal gruppo di cui faceva parte per tentare di portarsi tutto solo su Richie Porte. Eccolo Andrew Taranski, lo statunitense della Garmin, che ha vinto l'ultima prova generale prima di questo inizio del Tour de France, vale a dire il giro del Delfinato, il Critérium Dauphiné, è da solo all'inseguimento della coppia Sky con Richie Porte, dobbiamo dire con un eccezionale Geraint Thomas. Se avesse potuto fare la sua corsa Geraint Thomas sicuramente sarebbe stato davanti. Ne sono convinto anch'io,
soprattutto in questo finale sta tenendo a galla e come il suo capitano Richie Porte, mentre ormai Lars Boom si sta avvicinando, mentre qui Alberto Contador che sta cercando di limitare i danni, si è staccato dal gruppettino di Alberto Rui Costa di cui faceva parte e porta in viso naturalmente tutti i segni della fatica che ha dovuto fare quest'oggi. La giornata più dura, la giornata più sofferta, la più temuta anche, si è rivelata la più difficile per Alberto Contador, perché adesso dovremo stare pronti anche con il cronometro per vedere quanto riuscirà Nibali a conquistare, a guadagnare in termini cronometrici nei confronti di Contador. Questa è l'ultima curva, poi solo il rettilineo per arrivare all'imbocco della foresta di Arenberg, per arrivare al traguardo di questa quinta tappa proprio di fronte alla famosa miniera dove lavorava Jean Stablinski, uno dei campionissimi del ciclismo francese, campione del mondo, proprio lui che suggerì agli organizzatori della Parigi-Roubaix questo tratto che ben presto è diventato famosissimo, uno dei simboli del ciclismo mondiale, quello appunto della foresta di Arenberg. Ultimi 500 metri per Lars Boom che andrà a conquistare la vittoria di tappa meritata per l'olandese del team Belkin che già inizia a festeggiare, ma prestiamoci soprattutto a capire quanto avrà monetizzato Vincenzo Nibali con questa condotta di gara entusiasmante, stratosferica per la maglia gialla che non si è limitato a limitare i danni ma è andato all'attacco e ha messo in difficoltà i più diretti avversari per la vittoria finale. Lars Boom, la prima vittoria alla Tour per questo ragazzo olandese che in precedenza aveva vinto solo una tappa alla Vuelta di Spagna nei grandi giri, in quella che poteva essere considerata la sua potenziale giornata, ha trovato il grande colpo lasciando lì il suo capitano Bauke Mollema e arriva il successo dunque di Lars Boom, ma soprattutto arriva adesso al traguardo insieme a Jakob Fuglsang uno strepitoso vincente Nibali, perché dietro questa maschera di fango c'è il sorriso, c'è lo sguardo di un campione, di un grandissimo campione, perché per poter vincere un grande giro, una corsa di 3 settimane, bisogna sapere andare su tutti i terreni, in salita, in discesa, a cronometro, bisogna sapere andare anche sulle pietre. Così avevano spiegato la loro scelta di mettere questi settori gli organizzatori dell'ASO ed è arrivata la risposta di Vincenzo Nibali: io sono andato come un fenomeno anche sulle pietre. E soprattutto non gli manca il coraggio di azzardare. Oggi ha azzardato ed è stato premiato. Qui vediamo lo sprint per la quarta posizione che si aggiudicherà con facilità Peter Sagan. Peter Sagan che va dunque a chiudere in quarta posizione, ma questo era lo sprint per un piazzamento che avrebbe voluto diverso. Arriva poi anche Mikko Kwiatkowski con Ljuve Vestra, fantastico, e questo è Matteo Trentin. Dietro quella maschera di fango ci sono gli occhi di Matteo Trentin. Quanto è forte anche questo ragazzo, Silvio. In questo momento 47 la media finale. 47 la media finale, arriva anche Lemoine, la maglia Apua che oggi la conserva ovviamente perché non c'erano gran premi della montagna, però interessante questo Cyril Lemoine perché è sempre davanti, oggi ha fatto davvero un ottimo risultato, ma è il risultato più importante oltre alla vittoria di Lars Boom, per quanto ci riguarda, per quanto ci interessa in modo particolare è chiaramente il piazzamento di Vincenzo Nibali che guadagna tanto, tantissimo su tutti gli altri uomini di classifica, conserva la maglia gialla mentre arriva facendo festa, arriva facendo festa Sepp Van Mark, perché è chiaro, è stato informato della Richie vittoria Porte, del attenzione. Suo compagno di squadra Richie Porte, che è diventato sulla strada il capitano del Team Sky. 1:52, giusto? 1:52 per Richie Porte da Vincenzo Nibali, stiamo cronometrando da Vincenzo Nibali. Arriva anche Talansky, che la regia se l'è perso, circa 2 minuti per Andrew Talansky. Non c'è Alberto Contador, attenzione. Non c'è Contador, c'è esserci Valverde con Rui DJ Costa. Van Garderen e Rui Costa. 2:10 circa. Poi attendiamo chiaramente la conferma, del arriva adesso Bauke Mollema, 2:25. 2:40 circa perde Alberto Contador.
Contador insieme a Daniele Bennati sta arrivando adesso al traguardo con un ritardo di 2 minuti 35. E 35 secondi poi, da Vincenzo Nibali. Poi chiaramente dobbiamo avere certo l'ufficializzazione, però insomma tanto per avere un'idea, secondo più secondo meno 2:35 quello che Contador ha perso non da Lars Bom ma da Vincenzo Nibali. Eccolo qua l'ordine di arrivo: Bom davanti a Fulsan, Nibali, poi Sagan a 1:01 insieme a Cancellare, Kauklere, Kwiatkowski a 1:07. Già insomma aver preso 1:07 in una tappa come questa a Kwiatkowski, e meno male che avrebbe dovuto godersi il momento, è qui per cercare di conquistarlo questo tour e oggi ha dato un segnale fondamentale. Allora intanto è stata ufficializzata l'ordine di arrivo fino a Talansky, che dunque è a 2:02 da da Vincenzo Nibali. Classifica generale che ora vede sempre Nibali al comando con 2 secondi di vantaggio sul suo compagno di squadra, su Jakob Fuglsang, a 44 secondi Peter Sagan.